Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ci riunisce la fede nel Signore Gesù, che è il Signore della vita, e ci porta qui in chiesa a pregare insieme e accogliere Don Renzo in questa chiesa cui a lungo ha celebrato come parroco, come sacerdote, ma abbiamo appena cantato sacerdote in eterno, sempre presso il Signore. Vogliamo domandare perdono dei nostri peccati per essere disponibili ad accogliere il dono della presenza del Signore. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Esaudisci con bontà, Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo Don Lorenzo, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero. Possa ora allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guiderà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti. Li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. È parola di Dio. Ripetiamo assieme. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti.
uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola. Per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà, Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla Sua presenza. Sono le parole con cui è iniziata la prima lettura di oggi, parole del profeta che dicono tutto il nostro dolore e il nostro smarrimento in questa celebrazione esequiale in cui vogliamo affidare al Signore questo nostro sacerdote, Don Lorenzo Boscaroli. Parole però che affermano anche tutta la nostra fiducia nel Signore. Lui è il Signore della vita, la sua Pasqua è e sarà la nostra Pasqua. Lui vuole che tutti viviamo per sempre alla sua presenza. E questa celebrazione afferma tutta la nostra convinzione di fede, tutta la nostra speranza che Don Renzo sia ora alla presenza di Dio, anzi nelle braccia misericordiose e piene di affetto del Padre. Una fede e una speranza che diventa anche preghiera, perché il Signore accolga e purifichi tutto l'amore che Don Lorenzo ha vissuto nei lunghi anni del ministero e durante tutta la sua vita. Il nostro amore, infatti, e dobbiamo riconoscerlo con umiltà,
è sempre molto fragile e spesso, nonostante il nostro impegno, è, secondo le parole del profeta, come una nube del mattino, come rugiada che all'alba svanisce. Ma il Signore non lo fa svanire. Lui che ci ha promesso che anche solo un bicchiere d'acqua dato per amore avrà la sua ricompensa. Certamente Don Renzo è una persona che ha amato, un amore vero e appassionato per la sua Ronchi, per la sua comunità, per la nostra Chiesa diocesana, per la scuola, per l'Azione Cattolica, per il mondo delle comunicazioni, per questo territorio di confine e la sua vocazione europea, per le realtà della società, della politica, del lavoro. Quanti interessi e quanto impegno profuso con intelligenza e dedizione. Di tutto questo dobbiamo ringraziarlo e ringraziare il Signore. Deve farlo soprattutto chi ha ricevuto qualcosa da Don Renzo in uno dei molteplici campi di attività dove si è impegnato. E penso che tutti noi, sia chi è qui presente, sia chi ci sta seguendo da lontano, anche solo con una partecipazione interiore, siamo debitori verso questo sacerdote, bisiaco e ronchese, ma cittadino del mondo, come si è definito nel Testamento. Un uomo, Don Lorenzo, un prete, che ha avuto molti doni da parte del Signore e ha saputo coltivarli in tutta la sua vita e in ogni stagione. Come ricordavo qualche giorno fa al Consiglio Presbiterale Diocesano, sicuramente un momento particolarmente felice, vissuto in modo appassionato da Don Renzo, è stato quello del post-concilio. Lui del resto era diventato sacerdote proprio a 3 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II. Un tempo per la Chiesa, ma anche per il mondo, di rinnovamento, di apertura, di grandi speranze. Una stagione seguita però da altre meno brillanti e promettenti, fino ad arrivare al momento così faticoso che oggi ci è dato da vivere. Don Renzo però non si è chiuso nella nostalgia di un periodo storico che progressivamente si allontanava del tempo, ma pur ricordandolo sempre, ha saputo vivere l'oggi con molto realismo, cercando di trasmettere alle nuove generazioni la passione per la Chiesa e per il mondo che aveva caratterizzato la sua giovinezza, anche vedendo proprio nell'oggi della Chiesa alcuni segni di ripresa del percorso conciliare. Così scrive nel suo testamento datato dicembre 2020. Prima di spegnere gli occhi sulla terra, in tanti abbiamo la grazia di un rilancio proprio dello spirito del Concilio e soprattutto di un ritorno al Vangelo, annunciato da tanti profeti e testimoni, fra le persone semplici e i profeti, che ho avuto la grazia di incontrare. Hanno parlato tutti alla luce dell'unico Maestro, senza impalcarsi ad esserlo, ma dimostrandosi discepoli fedeli e testimoni credibili, sempre pagando di persona. Dicevo che Don Lorenzo è stato un uomo dalle molte qualità e dai molti interessi. Per chi è così dotato, non è facile vivere l'atteggiamento di umiltà che ci viene presentato dalla figura del pubblicano della parabola che Gesù ci ha raccontato quest'oggi. C'è un modo però per non sentirsi migliori degli altri e per non assumere l'atteggiamento del fariseo, ed è quello di riconoscere che tutto quello che si è e si ha è un dono e di ridonarlo a propria volta. Mi pare che Don Renzo abbia tentato di vivere così. Sempre nel suo testamento a un certo punto parla proprio dell'umiltà e aggiunge un'altra modalità per viverla: l'ascolto degli altri, l'imparare dalla loro testimonianza. Ho tentato di vivere l'umiltà senza ipocrisie, sono le sue parole, e il dovere di apprendere dalla fede e dalla vita di altri la direzione verso cui orientare il proprio ministero, spesso in opposizione a false sicurezze dimostratesi. Desidero testimoniare di essere stato consolato dalla parola di Dio e dall'esempio fermo di tanti fratelli e sorelle, e vado verso la luce
nella certezza di cogliere il segno e di trovare quella pienezza per la quale siamo creati e che ci è donato senza merito che di averla cercata e indicata. Stiamo vivendo, dicevo, un periodo difficile che ci mette a dura prova, caratterizzato dalla pandemia che ha travolto anche Don Renzo insieme a tante altre persone. Un periodo che per sé era già caratterizzato da incertezze e difficoltà a tutti i livelli, che ora sembrano solo aumentare. Il Signore però c'è e ci aiuta a non arrenderci. I momenti di crisi, su cui non si può fare troppo poesia, sono però anche tempi fecondi, della fecondità del seme gettato e nascosto, che solo a occhi molto attenti mostra di iniziare a germogliare. Don Lorenzo era un uomo e un sacerdote che aveva questi occhi. Sicuramente ora, mentre noi preghiamo per lui, perché sia accolto nella pienezza dell'amore del Signore, anche lui sta pregando per noi, perché non venga meno questa capacità di sperare e di vedere il regno di Dio che germoglia, quel regno di giustizia, di vita e di pace per il quale Don Renzo si è speso, vivendo il Vangelo, sono ancora le sue parole, come ministero, niente di più, niente di meno di questo. Fratelli, rivolgiamo una comune preghiera al Signore nostro Dio, non solo per l'anima del nostro fratello defunto, Don Renzo, ma anche per la Chiesa e per la pace nel mondo e per il mondo intero. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per il nostro fratello, sacerdote Don Renzo Buscarol, il suo volto possa contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i familiari e gli amici di Don Renzo, il dolore umano si apra alla consolazione che viene dall'alto, donata all'uomo nel sacrificio di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, salda nella fede della risurrezione, affronti alla luce della parola divina i dubbi e le fragilità dell'uomo del nostro tempo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Nebeški Oče, v srcih vedno nosimo spomin na naše drage pokojne. K tem bo zdaj dodan še naš brat Renzo Buscarol, ki je zaspal v upanju na vstajenje in ki je umrl v tvoji milosti. Spominjali se ga bomo kot oseba, ki je z močjo srca in razuma krepil probratenje vrednote sožitja miru med različnimi kulturnimi in jezikovnimi skupnostmi. Upam, da bomo cenili njegovo vlogo posrednika med narodi v luči s pravim mirom. Naj nam bo naši svetniki ter zaščitniki Evrope pomagali in podpirali to našo zgodovino po bratini, ki je prevzel in nadaljeval pokojni prijatelj in duhovnik Renzo. Naj počiva v miru za večnost, v luči ustalega Kristusa. Molimo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore.
Signor, vi ho di fanno scresci sempre di più per responsabilità dell'amor, in cui tri i purs e i purs, come che Don Renzo non si è mostrato con i suoi esempi, perché nessuno si senti abbandonato, non ben capito e magari umiliato. No, ti prego. Ascoltaci, o Signore. O Dio creatore e redentore di tutti i fedeli, concedi alle anime dei tuoi servi la remissione di ogni colpa, perché ottengano con le nostre preghiere il perdono che hanno sempre desiderato, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per la forza di questi sacramenti concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Don Lorenzo, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Yeah.
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciato la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, a te gradita. Perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lorenzo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Don Renzo, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la fiducia di figli ci rivolgiamo al Padre con la preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Per ricevere l'Eucaristia formeremo nel corridoio centrale due file. La raccomandazione è rimanere distanziati. Don Paolo si metterà sotto l'ambone, io vicino al cero pasquale. Dal centro venite avanti e poi rientrate per le altre due navate.
preghiamo, nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo Dio la tua clemenza, dona al tuo servo Don Renzo, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra, per Cristo nostro Signore. Ora ci sediamo per ascoltare alcuni saluti. A nome dei consigli pastorali parrocchiali di San Lorenzo e Santo Stefano, riconoscenti, esprimo il saluto a Don Renzo, amico parroco, pastore e testimone autentico. Ciao Renzo, è stato un onore conoscerti e averti presente tra noi. Ci hai dato fiducia e ci siamo sentiti amati, importanti per gli uomini e per il Padre. Ti sei reso compagno di viaggio, in testa a tutti, sempre per dare l'esempio, a fianco di ognuno per spronarci e sostenerci, ma hai saputo anche fare un passo indietro per non sopraffarci. Come buon pastore, con pazienza e fedeltà, hai cercato soprattutto le pecore smarrite perché non ne rimanessero di disperse. Dalle tue origini, quelle rodarete, hai ben imparato la fatica del contadino e la dedizione che questo lavoro richiede. Da questa tradizione hai anche imparato, come diceva lo zio Toni, che noi abbiamo preparato tutto quanto potevamo. Adesso tocca a Dio fare la sua parte perché ci possa essere un buon raccolto. Nelle cose importanti, tra il fare e il disfare, hai preferito ristrutturare, a beneficio di chi verrà e custodendo al tempo stesso quanto di bene ha fatto chi ci ha preceduti. Hai avuto doti particolari, la pazienza necessaria per costruire, la passione e la perseveranza per continuare e non abbandonarsi alle delusioni. Con intelligenza e schiettezza evidenziavi e guardavi in faccia i problemi, dichiaravi le criticità dei tempi e le gravità delle situazioni. Sei rimasto comunque un uomo della speranza e della condivisione per portare il peso insieme, nel segno della ricerca di verità, giustizia e libertà che ormai non sono scontate nei tempi che viviamo, ma fiducioso che misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Non ti sei mai girato dall'altra parte. Hai sempre saputo da che parte stare, senza esitazione e senza distinzione tra i nostri e gli altri. Ti sei messo dalla parte degli ultimi, dei poveri, degli immigrati, di chi fa più fatica, di chi è nella sofferenza, cercando soluzioni perché nessuno si sentisse escluso. Si è sempre schierato anche dalla parte dei giovani e dei bambini. In mezzo a loro ti sei intenerito, mostrando inedite dolcezze. Ti sei preoccupato molto per la loro crescita e per il loro futuro. Il tuo ministero era impregnato puramente dal Vangelo, che ci ha invitati sempre a tener presente per addentrarsi alla gioia della fede e vivere ogni giorno con grazia e meraviglia. Hai prestato molta cura e passione nel presentarci la parola, concreta, viva e nutriente. Da uomo di cultura ci hai indicato e testimoniato l'importanza dell'esserci per poter ascoltare, confrontare, collaborare. Non era un pro forma, un vano apparire, ma una presenza per saper cogliere i segni dei tempi che mutano, non solo nella Chiesa, ma anche nella società di cui la stessa Chiesa è parte. Sei stato un cittadino del mondo, che ha inteso stringere rapporti di amicizia garantiti dalla forza del dialogo. Per questo motivo hai dato particolare attenzione ai gemellaggi con le comunità di Vagna e Metlika e hai sostenuto il dialogo interculturale e il dialogo interreligioso.
Le cose importanti, tra il fare e il disfare, hai preferito ristrutturare. Beneficio di chi verrà e custodendo al tempo stesso quanto di bene ha fatto chi ci ha preceduti. Alle nuove generazioni lasci il grande compito di saper dare convintamente il proprio sì alla vita comunitaria e di fede, senza paure e ripensamenti. Anche oggi ci offre una splendida occasione, quella di poter ringraziare il Padre per il dono che ci ha fatto, di averti avuto con noi in questi anni nella vita personale, delle parrocchie di San Lorenzo, di Santo Stefano, di Maria Madre della Chiesa, della comunità cittadina intera di Ronchi dei Legionari. Desideriamo anche esprimere la vicinanza alla tua cara sorella Gabriella. Caro Renzo, ti abbiamo visto fare quanto ci hai insegnato. Praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Con immutata stima e affetto, grazie ancora. Tocca a me dire qualche parola sul Lorenzo giornalista e vi sono davvero grato per la possibilità di essere qui oggi a portare a Don Renzo il saluto, l'ultimo saluto da parte di tutti i colleghi della Regione, da parte dell'Ordine dei giornalisti che oggi rappresento, ma da parte anche del sindacato. Ricordo che con Don Renzo ci incontrammo poco meno di 40 anni fa proprio nel direttivo della Sostampa del Friuli Venezia Giulia, da parte della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, di cui è stato anche consigliere nazionale, da parte dell'UCSI, l'Unione Cattolica Stampa Italiana, la quale ha garantito sempre il suo davvero instancabile supporto. Come sono stato grato proprio a Don Renzo quando poco meno di 3 anni fa, nel settembre del 2018, mi invitò qui in questa chiesa, allora gremita, allora era consentito di intervenire alla celebrazione del 50° del suo sacerdozio. L'anno dopo festeggiamo ancora insieme nella nostra assemblea annuale del Messaggero Veneto i suoi 50 anni di iscrizione all'ordine. E ricordo che in quell'occasione volle sottolineare l'importanza del ruolo del giornalista nella nostra società. Manifestò allora una volta di più il suo orgoglio di essere giornalista. Del resto è stato, lo sapete tutti, per ben 20 anni direttore di Voce Isontina, facendola diventare un preciso punto di riferimento per l'intera Chiesa diocesana, per l'intera comunità diocesana. Grazie a lui e al suo impegno, Voce Isontina ha saputo anche essere una fucina per tanti giovani giornalisti che sono cresciuti non solo professionalmente nella sua redazione. Proprio uno di loro, ricordando in questi giorni Don Renzo, ha detto: ci esortava a scrivere con la saggezza del cuore. Delle parole che dovremmo ricordare sempre, non solo noi giornalisti, visto che sono in tanti oggi a scrivere sui social e non sempre in modo appropriato, e ricordarlo soprattutto in questi difficili momenti che stiamo vivendo. Riposa in pace, Don Renzo, ci mancherà. Questi sono momenti in cui si dovrebbe prevalere il silenzio, il ricordo, la riflessione e la preghiera, perché la vita non ci riserva solo gioie, ma anche tanti dolori. E oggi è una giornata per la nostra comunità mesta, dolorosa. Oggi purtroppo ci troviamo per dare l'ultimo saluto a Don Renzo, una perdita grave per la nostra comunità. Don Renzo era diventato per tutti noi un punto di riferimento, non solo un uomo di fede, ma perché uomo depositario dei valori che dovrebbero essere essenziali nel bagaglio culturale di ogni essere umano. Don Renzo non è stato solo un parroco, ma giornalista, uomo di cultura, era un concittadino nato vermegliano, da famiglia contadina, con nonni contadini che avevano subito il dramma dello scoppio della Prima Guerra Mondiale di essere profughi in Austria a Wagna. Un uomo saggio, le sue parole erano parole che facevano riflettere sempre. Questo era il suo intento, spingere le persone a pensare, a usare il cervello. In lui non esisteva il concetto di banalità.
La sua profonda conoscenza ed elasticità mentale, di uomo acuto e attento osservatore della realtà, gli permise, dopo la sua ordinazione sacerdotale, di capire, di cogliere i mutamenti della rivoluzione dei costumi sociali che scosse il nostro mondo dopo il 1968. Una rivoluzione culturale, contro i pregiudizi di allora, che permise cambiamenti epocali e una crescita civile a tutta la nostra società. Una rivoluzione di pensiero che non fu colta, anzi indecifrabile sia per la classe politica che per la Chiesa di quei tempi, ma che Don Renzo, allora giovane, seppe capire, non si chiuse in se stesso, ma fu capace di elaborare, interpretare e porre nei suoi insegnamenti, nelle sue parole, nelle sue omelie, nella sua morale, l'evoluzione della società, senza mai dimenticare la sua missione. Di fatto la società rurale post seconda guerra mondiale venne cancellata anche dal boom economico del nostro paese. Da quel momento il percorso di Don Renzo lo vide assumere importanti ruoli nella nostra arcidiocesi, direttore vocesentina, un giornalista appassionato al suo lavoro, dalla sua missione che era quella di unire, di includere, mai dividere. Per lui non c'erano distinzioni, pregiudizi fra credenti e non credenti, tutti figli di Dio. In primis gli emarginati, i deboli, gli indifesi, gli anziani, i migranti. Lui è stato un parroco al servizio degli uomini e della nostra comunità. Ma Don Renzo non era solo questo, è stato un uomo dei molteplici interessi, soprattutto la cultura, profonda cultura, nella quale credeva fortemente, credeva nell'etica umana e nei suoi fondamenti, quale pensiero essenziale dell'essere umano. Seguiva con interesse la politica, non la partitica, perché la politica vera è quella che pensa alle persone e non a se stessi. Don Renzo era uno sportivo, amava il calcio che seguiva con passione e quando poteva seguire la nostra squadra, dal tunnel ingresso giocatori, come se fosse un secondo allenatore. Ma soprattutto amava il nostro comune, il nostro territorio, le sue persone, le sue associazioni e invitava tante volte i nostri cittadini a non fare gli individualisti, ma a vivere la nostra comunità, donando del tempo per gli altri. Appassionato di storia, della nostra storia, è stato un uomo delle mille iniziative, con la sua scrivania stracolma di libri, ritagli di articoli. Quasi ogni giorno aveva un'idea nuova, spesso queste idee veniva da me per esporle, per coinvolgere il comune. Tante volte mi sono chiesto dove trovava tutta l'energia per portare avanti questi obiettivi, ma era fatto così. Accanto al Vangelo, accanto alle Sacre Scritture, citava spesso la nostra Costituzione, il patrimonio di valori e virtù che conteneva e come era nata, e ricordava tutti i drammi della storia, con particolare riferimento ai campi di concentramento, ai partigiani e alla sofferenza degli uomini durante la guerra. Buono con tutti, disponibile anche troppo, e di questi alcuni ne hanno anche approfittato. Questo mi era stato raccontato nei nostri incontri, ma lui non era capace di dire di no, di dire mai no. Spesso si inventava sotterfugi per avvicinare persone deboli che non vedevano di buon occhio i ministri di Dio, ma il suo cuore gli diceva di fare così. Un uomo di fede che negli ultimi anni si era anche accorto dei vuoti che si creavano nei banchi della Chiesa quando qualcuno degli anziani fedeli ci lasciava, ma che non era preoccupato di questo, era molto preoccupato sul futuro dei nostri giovani, sulla mancanza di una politica scolastica seria, era molto preoccupato della mancanza di un ricambio generazionale e di completa mancanza di una politica capace di sostenere le giovani famiglie. Il nostro rapporto si era ampliato e rafforzato nel corso degli anni. Entrambi avevamo capito che il comune e la parrocchia hanno dei compiti e dei doveri similari nei confronti della comunità, per cui bisognava, per quanto possibile, unire le forze. Nel mio ruolo l'ho sempre coinvolto in tutte le iniziative che il nostro comune e le nostre associazioni organizzavano, negli incontri dove era invitato. Lui era sempre presente quando poteva e tutti lo aspettavamo. Ormai ci aveva abituati ai soliti 5 minuti di ritardo con cui lui si univa a noi, poi tutto iniziava, senza di lui non si cominciava. Negli ultimi anni abbiamo condiviso e fatto scelte assieme, come quella di accogliere i migranti nella nostra comunità,
con grande discrezione, con grande umanità, facendo superare a molti concittadini barriere culturali antiquate. La parrocchia, grazie a lui, è diventato punto di riferimento, laboratorio d'incontro, dove trovano sede la Caritas, gli Scout, dove i migranti imparano italiano, un luogo aperto a tutti, dove la socialità, la sensibilità, il rispetto sono parole d'ordine. Da sempre va condiviso i valori dell'amicizia e del nostro gemellaggio con Metlika e Wagner, sempre entusiasta di stare con i giovani. Lui era anche riuscito a creare rapporti di amicizia, occasione di incontro e preghiera pure con le tre comunità parrocchiali. Nei nostri incontri, parlando di vari fatti di costume che accadevano nella nostra regione, nella società civile, nella comunità cristiana, mi ripeteva spesso: se tutte monade, se questi fossero i problemi, per dire che erano cose prive di importanza. Le cose che contavano nella vita per lui erano altre: la fede, i valori, l'educazione e gli uomini con le loro fragilità. Vorrei chiudere ringraziando Don Renzo per quanto fatto durante la sua missione a favore della nostra comunità, ma vorrei ricordare che lui non solo ha fatto il pastore di un gregge, ma ci lascia una pesante eredità. Infatti Don Renzo, durante la sua missione tra noi, ha fatto anche il contadino. Lui per noi non ha seminato con le sue melie, le sue parole, i suoi gesti, le sue iniziative, ha tanti terreni interiori incolti in ognuno di noi. Con la sua scomparsa ci viene affidato il compito di fare, noi contadini, e fare germogliare i semi che lui ha seminato, farli fruttificare. E poi noi, a nostra volta, dovremo seminare nuovamente, per gli altri, per le giovani generazioni. Spero che ognuno di noi sia pronto e degno per non disperdere l'eredità che lui ha lasciato. Sono convinto che questo è quello che lui voleva da noi. Nostro fratello Don Renzo, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Cantiamo la nostra fede. Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Don Renzo, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, colui risorgerà nell'ultimo giorno.
Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, apri a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con questo nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Diamo grazie a Dio.